A distanza di un paio di settimane dall'inizio della restrizione più rigida rispetto al distanziamento sociale e a tutte le norme e le ordinanze che sono state assunte anche qua a Piacenza, stiamo cominciando a vedere qui in ospedale in realtà una riduzione degli accessi al pronto soccorso, il che significa anche una riduzione auspicabile dei casi che poi dovranno purtroppo evolvere in situazioni più gravi. Credo che questi risultati non debbano e non possano essere vanificati da adesso in avanti con un comportamento generale che sia più liberale, anche se ovviamente per tutti noi la reclusione in casa non è sicuramente un aspetto al quale siamo abituati e sicuramente poco piacevole in assoluto. Questo è ancora meno piacevole e sicuramente più complesso per le famiglie con bambini. A questo proposito siamo assolutamente tutti d'accordo che le due fasce d'età più estreme, quella dell'età degli anziani e quella dei bambini, siano assolutamente favorite nella vita all'aria aperta, ma secondo noi, come diciamo pediatri, non è ancora il caso di liberalizzare questo tipo di comportamento, proprio perché potrebbe vanificare tutti i risultati positivi che finora abbiamo raggiunto. Credo che siamo poco abituati negli ultimi anni a gestire i nostri bambini a casa, soprattutto a doverli gestire per tutto un giorno e per più giorni di seguito, come sta accadendo in questo periodo, ma dobbiamo in qualche modo provare a identificare le modalità per distrarre i bambini, per farli studiare, per farli giocare e magari per coinvolgerli anche nelle nostre attività quotidiane. Siamo tutti ovviamente d'accordo sugli effetti benefici della passeggiata, ripeto, sia per il bimbo che per il nonno, ma se riusciamo a pazientare ancora, dal mio punto di vista, una o due settimane, probabilmente poi potremmo veramente avere una chance in più di aver superato in maniera più solida e più stabile questa terribile epidemia.